Buongiorno, cari ospiti, Eminenza, Cardinal Marc Ouellet, caro Padre Generale, nostro Vicario Generale dell'Ordine, professori, colleghi, studenti, confratelli, amici, tutti riuniti qui nella nostra Aula Magna, ma anche tutti coloro che ora sono collegati con noi via YouTube. Siamo una adesso comunità accademica, non soltanto qui al Teresianum, ma in tutta l'Italia, anzi in tutto il mondo. Vi do un cordiale benvenuto in questo giorno speciale per la nostra comunità accademica del Teresianum, il giorno in cui celebriamo la giornata accademica dedicata al tema 25 anni del dottorato ecclesiale di Santa Teresa di Lisieux. Siamo davvero molto, molto onorati che abbiate risposto al nostro invito, che siate venuti a stare con noi oggi. Vogliamo iniziare questa giornata con la preghiera e affidiamo allo Spirito Santo il nostro tempo qui, la nostra riflessione e la nostra condivisione. Preghiamo che sia un giorno bello e buono, emozionante e interessante, e soprattutto con al centro la saggezza di Dio. La saggezza che viene dall'alto è, come ci ricorda San Giacomo, è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità e senza ipocrisia. Preghiamo in silenzio. Oggi è anche un giorno mariano, il 13 maggio, la memoria della Madonna di Fatima. Qui, a Roma, è un giorno radioso, splendido, ma sull'intercessione della Madonna preghiamo per la pace nel mondo, per tutte le persone che non possono godere questa giornata perché vittime di guerra, di violenza, di bugia o di sfruttamento. Preghiamo soprattutto per il popolo ucraino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E questo nostro desiderio di riconciliazione e di pace, di bellezza condivisa da tutti i fratelli e sorelle, affidiamo anche alla nostra sorella alla quale questa giornata accademica al Teresianum è dedicata. Tu che hai detto, passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra, Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, prega per noi. Carissimi, questa giornata accademica la dobbiamo a tre persone, a Santa Teresa di Lisieux, a padre Bruno Morriconi, a padre François-Marie Letel. E vorrei raccontarvi brevemente la genesi di questa giornata. Qualche tempo fa, nel comitato di redazione della nostra rivista Teresianum, abbiamo avuto l'idea che sarebbe stato opportuno è importante rendere omaggio e ringraziare i nostri professori emeriti che hanno trascorso decenni di ricerca e insegnamento al Teresianum e che adesso stanno pian piano per concludere la loro carriera accademica. Così abbiamo deciso di preparare un numero speciale della nostra rivista, una, come si dice in tedesco, Festschrift, un numero con vari contributi scritti da colleghi e amici, studenti e dottorandi, in onore dei nostri festeggiati. E questo numero della nostra rivista sarà offerto, consegnato
alla fine di questa giornata a padre Bruno e a padre François-Marie Letel. Per questo è così importante rimanere qui con noi tutta la giornata. Tuttavia, l'idea di una tale pubblicazione celebrativa non deve essere intesa solo come un bel gesto, una cortesia. È importante per tutti noi, per la nostra comunità accademica, perché qui non si tratta soltanto dei contenuti, dei pensieri, ma anche delle storie e dei percorsi concreti, degli incontri e delle relazioni tra di noi. Nell'editoriale ho scritto: la ricerca teologica non è mai anonima. Essa ha sempre a che fare con persone concrete, con i loro caratteri e le loro storie, con le loro passioni e i loro modi di interpretare la realtà. L'ascolto della parola, la vera e propria origine dell'indagine teologica, porta sempre l'impronta del tutto individuale di chi l'ascolta e ci riflette. In questo senso, la storia della ricerca teologica alla Pontificia Facoltà Theresianum è stata profondamente segnata negli ultimi decenni dai nostri due cari professori emeriti, Bruno Morriconi e François-Marie Letel. Loro sono diventati veri maestri per tanti studenti della nostra facoltà e altrove. Ognuno di loro due ha sviluppato il suo particolare stile teologico e didattico e, nel suo modo distintivo, ha arricchito e segnato molti di noi, molti colleghi e studenti, in questi ormai più di 40 anni a Roma. E dopo ho scritto anche: la teologia non si fa esclusivamente nella solitudine della propria stanza. Anzi, la nostra umanità è sempre un'umanità condivisa e il nostro pensiero è sempre già una partecipazione a uno scambio di pensieri e provocazioni, domande e risposte. Per questo il progresso della riflessione teologica non è dovuto mai solo alla performance dell'individuo. Ecco perché gli spazi in cui tale scambio e condivisione possono svilupparsi, crescere e maturare sono immensamente importanti. Anche il futuro della riflessione teologica qui da noi al Theresianum dipende anche da questo, da relazioni autentiche tra maestri e studenti, tra colleghi e amici. Infatti, tanti di noi qui, soprattutto noi confratelli che viviamo nella comunità del Theresianum, siamo testimoni del bel rapporto tra i nostri due teologi, padre Bruno e padre François-Marie. E per questo abbiamo deciso di onorarli insieme, esprimendo con questo numero della rivista la nostra gratitudine non soltanto per il loro contributo individuale, ma anche per la loro presenza e il loro cammino condiviso. E con ciò si spiega anche l'idea di questa giornata, che vuole diventare uno spazio di una riflessione offerta dai nostri due professori emeriti, una riflessione maturata in tanti anni della ricerca teologica al Theresianum, ma anche uno spazio per uno scambio di domande, risposte, di pensieri e forse anche di provocazioni. E quando è emersa la questione del tema del giorno, ci siamo subito trovati d'accordo nel comitato di redazione. Quest'anno ricorrono i 25 anni dal conferimento del titolo di dottore della Chiesa a Santa Teresa di Lisieux, 1997-2022. È una santa molto benvoluta, una vera amica per molti e anche per i nostri due confratelli. Sono entrambi amici, come abbiamo già
come ho già detto, ma sono anche entrambi amici di Santa Teresa di Lisieux. Ecco, vedete come dobbiamo questa giornata a questi tre amici, Padre Bruno, Padre François Marie e Santa Teresa. I nostri due confratelli hanno studiato, ognuno a suo modo, i suoi scritti, la sua vita e l'importanza di questa santità e di questo dottorato, del suo messaggio per la Chiesa e per tutti noi. Così abbiamo chiesto ai nostri due professori di preparare e condividere con noi una riflessione partendo da questo giubileo e dalla domanda sull'attualità, sull'importanza, sul significato del dottorato ecclesiale di Santa Teresa di Lisieux. Ascolteremo quindi queste due conferenze al mattino, ecco la prima sessione, e la rispettiva conferenza sarà poi seguita da una breve reazione, una risposta di un discussant, che dà uno spunto per la condivisione e la discussione. E poi lo spazio si aprirà per le nostre domande e osservazioni. Io adesso faccio una breve presentazione di padre François-Marie Letel. È carmelitano della provincia di Parigi dal 1967. A Roma vive dal 1982, dedicandosi alla docenza e alla ricerca presso la nostra facoltà Teresianum, ma anche alla formazione e accompagnamento dei nostri confratelli del Collegio Internazionale, fino a pochi mesi fa. Padre François-Marie Letel ha tenuto per tanti anni i corsi di Cristologia e di Teologia Trinitaria, ma è conosciuto soprattutto per la sua Teologia dei Santi. Dalla sua appassionata ricerca sono nati numerosi libri in cui padre François-Marie declina la sua visione teologica avvicinandosi alle diverse figure di santità. Ricordiamo il suo volume su Santa Teresa di Lisieux, L'amore di Gesù, la Cristologia di Santa Teresa di Gesù Bambino. È soltanto uno titolo, uno di tantissimi. Dal 2004 è consultore della Congregazione per le cause dei Santi. Nel 2011, è proprio quando io sono arrivato qui al Teresianum, ha ricevuto un riconoscimento molto speciale quando è stato invitato da Papa Benedetto a predicare gli esercizi spirituali al Papa e alla Curia Romana. Il testo è stato pubblicato come libro La luce di Cristo nel cuore della Chiesa, Giovanni Paolo II e la teologia dei Santi. Il tema della conferenza di padre François-Marie è la storia di un'anima come sintesi teologica. E dopo reagisce come discussant professoressa Agnès Demazier. Ha fatto dottorato in teologia a Saint-Sever, la facoltà dei Gesuiti di Parigi, e di storia all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Adesso insegna al Saint-Sever a Parigi, dove è anche direttrice del primo ciclo dei studi. Ha scritto diversi libri: Le dialogue pour surmonter la crise, Le Paris réformateur de Pape François, con la postfazione scritta da padre Letel, e ultimamente, almeno così ho trovato anche sull'internet, L'heure des laïcs, proximité et corresponsabilité. Padre François, a lei la parola. Ringraziamo il Signore Gesù che ha dato Teresa di Lisieux alla sua Chiesa. E grazie a voi tutti, cari amici, che siete venuti oggi o che seguite questo incontro a distanza. Questo giorno del 13 maggio è molto significativo nella vita di Teresa. Giorno mariano, è l'anniversario del suo primo incontro profondo e personale con la Vergine Maria,
di questo sorriso della Madonna che l'ha guarita dalla sua grave malattia all'età di 10 anni. Dunque era il 13 maggio del 1883. E anche come l'ha ricordato padre Lucas, è oggi la festa della Madonna di Fatima, tanto cara a San Giovanni Paolo II, al quale dobbiamo il dottorato di Teresa. E ogni anno Giovanni Paolo II ricordava l'attentato del 13 maggio 81, convinto che Maria aveva protetto miracolosamente la sua vita. Alla fine di febbraio 1997, Giovanni Paolo II aveva chiesto al nostro ordine dei Carmelitani Scalzi di preparare in pochissimo tempo una posizione in vista della dichiarazione di Teresa come dottore della Chiesa. Personalmente ho avuto la gioia di partecipare a questo lavoro con un gruppo di confratelli e ricordo specialmente quelli che hanno già raggiunto Teresa in cielo, Monsignor Guy Gaucher, vescovo carmelitano di Bayeux et Lisieux, mio compagno di noviziato, e due professori del nostro Teresianum, padre Jesus Castellano e padre Mario Caprioli. Lo Spirito Santo ci ha aiutati in tal modo che abbiamo potuto scrivere questa posizione di 940 pagine in meno di 2 mesi, lavoro di gruppo. Era il padre generale, il padre Camillo Macise, che aveva coordinato molto bene questo gruppo. E il testo era già pronto per la festa di Pasqua, per essere poi esaminato dai consultori delle congregazioni per la dottrina della fede e delle cause dei santi. E infine dai cardinali e vescovi, membri di queste congregazioni. L'esame non è stato facile, perché alcuni erano decisamente contrari, ma la maggioranza è stata favorevole al dottorato che è stato proclamato dal Papa il 19 ottobre successivo, domenica delle missioni. Più tardi, nel nuovo millennio ineunte, lo stesso Giovanni Paolo II ha citato Teresa come esempio della teologia vissuta dei santi, ricordando che l'aveva dichiarato dottore della Chiesa come esperta della scienza amoris, della scienza dell'amore. La posizione metteva in evidenza questa scienza dell'amore o eminence doctrina contenuta negli scritti di Teresa e anche la sua universale ricezione in tutta la Chiesa e oltre le frontiere della Chiesa. Era la terza donna dottore della Chiesa dopo Teresa d'Avila e Caterina da Siena per opera di San Paolo VI nel 1970. Da parte mia, 9 anni prima del dottorato di Teresa, avevo già profeticamente affermato nella mia tesi di dottorato in teologia che nella Chiesa Teresa era per eccellenza dottore dell'amore di Gesù. Durante la sua breve vita, Teresa ha scritto molto, più di 1000 pagine nelle sue opere complete, uguali a quelle di San Giovanni della Croce, in quantità e in qualità. Sono scritti semplici e comprensibili per tutti e allo stesso tempo molto profondi e di una straordinaria ricchezza dottrinale con molte nuove intuizioni. Teresa è un giovane genio che da più di un secolo ha illuminato tutta la Chiesa e il mondo, adesso viene anche onorata dall'UNESCO. Tra tutti gli scritti della Santa, il più importante è la storia di un'anima. La storia di un'anima che riunisce i 3 manoscritti autobiografici e le 2 preghiere essenziali, la preghiera nel giorno della professione religiosa e l'atto d'offerta all'amore misericordioso. Questo libro, tradotto in tutte le lingue, è la sintesi di tutta la dottrina di Teresa, una vera sintesi teologica che contempla Dio e l'uomo in Cristo Gesù, via, verità e vita. Proprio il Vangelo di oggi, io sono la via, la verità e la vita. Si tratta di una teologia mistica, simbolica e narrativa, che esprime tutti i più grandi contenuti della fede cattolica e della vita cristiana, riuniti in uno splendido cristocentrismo, nello stile evangelico del racconto,
con un continuo tessuto biblico. Purtroppo questa forma teologica non è considerata come scientifica nell'ambiente della teologia accademica, non ancora. Con la nascita delle università nel Medioevo c'è stato il grande rischio di ridurre la teologia alla sua sola modalità intellettuale fides et ratio, mentre per i padri della Chiesa la mistica e la simbolica erano considerate come vera e propria teologia e non solo come spiritualità. La stessa Teresa ci offre un'eccellente chiave interpretativa di questa sua teologia simbolica e narrativa alla fine del primo manoscritto autobiografico, con il disegno e la spiegazione degli stemmi di Gesù e di Teresa, accompagnati da una breve cronologia spirituale. Ciò che poteva sembrare un gioco è in realtà la migliore sintesi della sua teologia narrativa e simbolica. Sotto il grande simbolo biblico dello sposo e della sposa, tutti i principali simboli teresiani sono qui riuniti in relazione con i più grandi misteri della fede. La Trinità con il triangolo, l'Incarnazione con Gesù bambino, la Passione redentrice con il volto santo, Maria con la stella. Teresa rappresenta se stessa con il suo simbolo preferito del piccolo fiore, ma anche con l'arpa e i grappoli di uva. La storia di un'anima è il racconto di una vita breve e semplice, apparentemente poco interessante, la vita di una piccola borghese di provincia alla fine del XIX secolo che si nasconde in un monastero di clausura dove muore di tubercolosi il 30 settembre 1897 all'età di 24 anni. Eppure, nella sua estrema semplicità e apparente banalità, il racconto di Teresa è affascinante, perché è il racconto della sua vita in Cristo Gesù, illuminata e trasfigurata dall'amore di Gesù. La storia di un'anima è una storia d'amore, dell'amore più grande e più bello di cui ogni cuore umano ha sete, l'amore divino e umano di Gesù. Le due parole più frequenti in tutti gli scritti di Teresa sono il nome di Gesù, due volte più presente che il nome di Dio, e la parola amore insieme al verbo amare. Come Sant'Ireneo di Lione, recentemente dichiarato dottore della Chiesa da Papa Francesco, Teresa contempla la ricapitolazione di tutte le cose in Cristo Gesù, centro del cosmo e della storia. La storia di un'anima è come un riassunto della storia della creazione e della salvezza in Cristo Gesù. Per questo è capace di toccare la mente e il cuore di milioni di lettori nelle culture più diverse. Personalmente devo dire che Teresa è stata per me una meravigliosa guida per la mia vocazione e la mia vita al Carmelo, dove sono entrato dunque 55 anni fa. È diventata poi una delle stelle più luminose del mio percorso teologico in questa ampia prospettiva della teologia dei santi che unisce inseparabilmente i padri della Chiesa, i dottori del Medioevo e i mistici. Questa complementarità dei padri, dei dottori, dei mistici è come il prisma della teologia dei santi al servizio della luce di Cristo, sempre presente nel cuore della Chiesa. Da più di 30 anni ho scritto molti testi sulla teologia di Teresa, sperimentando sempre la stessa grande difficoltà di fronte al suo testo, molto semplice e ricchissimo di contenuti espressi con chiarezza e perfettamente sintetizzati nell'unità del mistero di Cristo. Ogni tema è interiormente collegato con tutti gli altri. Ho sempre cercato di mostrare la bellezza e l'originalità della sua sintesi teologica, della sua scienza amoris come adequatio rei et cordis, cioè perfetta corrispondenza tra la verità oggettiva del mistero di Gesù, verbo incarnato e redentore, e l'interiorità soggettiva di Teresa, il suo cuore di donna pienamente realizzata nell'amore
come sposa e madre, figlia e sorella. Nelle grandi prospettive della riflessione di Sant'Agostino sull'anima come immagine della Trinità nel De Trinitate e del tentativo di Sant'Anselmo per dimostrare l'esistenza del Dio uomo, cur Deus homo, la scienza Amoris Litteresa ci mostra che la sete d'amore del cuore umano può essere pienamente soddisfatta solo dall'amore di un Dio che si fa uomo, che dà la sua vita per noi sulla croce e che si unisce a noi nell'Eucaristia. Questa adequazione è operata dallo Spirito Santo attraverso i suoi più grandi doni, che sono la fede, la speranza e la carità, chiamate da San Tommaso virtutes teologiche, è un'espressione che preferisco tradurre letteralmente come virtù teologiche, meglio che teologali. Teresa le vive a dei livelli estremi di intensità. Perfetta figlia di San Giovanni della Croce, ci offre l'esempio di un'altissima esperienza mistica vissuta in pura fede, speranza e carità, senza fenomeni straordinari. Nella relazione tra queste tre virtù e le tre potenze dell'anima, la fede nell'intelletto, la speranza nella memoria, la carità nella volontà. A questo livello più profondo dell'immagine trinitaria si vede una perfetta pericoresi delle virtù e delle potenze dell'anima. Sono realmente distinte, ma talmente unite che ciascuna è tutta nell'altra. Così come la carità crede tutto e spera tutto, secondo le parole di San Paolo, così anche la fede spera e ama, e la speranza crede e ama. Le virtù eroiche che caratterizzano tutti i santi sono principalmente queste tre virtù teologiche. È la loro intensità e purezza che li fa tutti autentici teologi, cioè conoscitori di Dio per Cristo nello Spirito Santo. Il poeta Charles Péguy, contemporaneo di Teresa, le presenta simbolicamente come tre sorelle inseparabili che si danno la mano. La speranza è la più piccola tra le due grandi sorelle, che sono la fede e la carità, ma è proprio lei che le rende capaci di camminare. Allora vorrei adesso presentare la sintesi teologica di Teresa da questo punto di vista, considerando successivamente la speranza, la fede e la carità. E comincio con la speranza. Il contributo più evidente e originale di Teresa riguarda la speranza, con nuovi orizzonti e nuove prospettive. E anche il suo messaggio più attuale in momento di grandi sofferenze per la Chiesa e tutta l'umanità. Negli scritti della Santa, la speranza è più frequentemente espressa con la parola confiance, fiducia, confidenza, sempre inseparabili dalla fede e dall'amore. È la fiducia che sola conduce all'amore, scrive Teresa, e che si appoggia sulla fede nella misericordia divina rivelata e data in Cristo Gesù. Teresa sperimenta e insegna una speranza nuova, illimitata, nella misericordia infinita di Gesù per la salvezza eterna di tutti gli uomini, specialmente i più lontani, i più peccatori, i più disperati. Nella storia di un'anima, la Santa ha raccontato la fondamentale esperienza vissuta da lei a 14 anni, prima di entrare al Carmelo, in una pagina stupenda che si trova al centro del manoscritto A. È il racconto della sua grazia di Natale 1886 e della salvezza del criminale Pranzini, che manifesta una profondissima comunione ai misteri dell'incarnazione e della redenzione. Durante una messa domenicale, Teresa fissa il suo sguardo su una semplice immagine di Gesù crocifisso, prendendo la decisione di tenersi ai piedi della croce per raccogliere il suo sangue e comunicarlo alle anime più bisognose, cioè ai grandi peccatori che rischiano la morte eterna dell'inferno. La giovane sente allora parlare di un grande criminale condannato a morte e impenitente.
da Gesù, ella lo riceve come il suo primo figlio, secondo la sua propria espressione. E come la risonanza della parola di Gesù crocifisso a Maria, donna, ecco tuo figlio. E questo primo figlio è l'uomo apparentemente più disperato, e proprio per lui Teresa spera contro ogni speranza, cosciente dell'estremo pericolo della morte eterna. Scrive infatti, volli ad ogni costo impedirgli di cadere nell'inferno. Fa celebrare la messa per lui e prega per lui con la certezza che sarà salvato, anche senza confessione né segno di pentimento, e ne dà il motivo: tanta fiducia avevo nella misericordia infinita di Gesù. È sicura che anche senza segno visibile aprirà il suo cuore all'ultimo momento all'amore misericordioso del Salvatore. È la più forte affermazione della certezza della speranza come speranza per un altro. Ci sarà solo un piccolo segno: Pranzini bacerà il crocifisso prima di essere ghiottinato. Questa estrema speranza si allarga poi a tutte le anime, come si vede nella breve preghiera di Teresa nel giorno della sua professione, a 17 anni, l'8 settembre 1890. Nelle ultime righe di questa preghiera essenziale, pubblicata alla fine della storia di un'anima, Teresa osa chiedere a Gesù che nessuna anima sia dannata oggi. Aggiungendo queste parole, Gesù, perdonami se dico cose che non bisogna dire, io voglio solo rallegrarti e consolarti. E infatti una tale domanda della salvezza eterna di tutte le persone che muoiono in questo giorno si opponeva all'opinione secondo la quale molti vanno all'inferno ogni giorno. Alla sua epoca si usava l'espressione «sauver des âmes», cioè salvare delle anime, cioè alcune. Lei invece usa sempre l'espressione «sauver les âmes», salvare le anime, cioè tutte. È una preghiera che Teresa rinnoverà ogni giorno. Dottore della speranza cristiana, la nostra santa apre al popolo di Dio un orizzonte illimitato fino a sperare per tutti la salvezza eterna. Un tema di Baltasar, uno dei suoi ultimi libri, sperare per tutti, anche si appoggia su Teresa di Lisieux. Sperare per tutti la salvezza eterna, esprimendo anche nel modo più perfetto la dottrina cattolica riguardante l'inferno, cioè la possibilità per la libertà umana di rifiutare per sempre la misericordia del Salvatore. Per la prima volta viene felicemente superata la tematica agostiniana della predestinazione limitata, cioè non includendo tutta l'umanità, con la distinzione tra i predestinati che andranno sicuramente in cielo e i reprobi che andranno sicuramente nell'inferno. Invece per Teresa tutti sono predestinati. Ella accoglie in tutta la sua forza l'affermazione di Paolo: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità, perché Cristo ha dato se stesso in riscatto per tutti. Dal punto di vista teologico, la nostra santa esprime perfettamente la cooperazione all'opera di Gesù, unico Salvatore. Tutta la salvezza è contenuta nel suo sangue e nessuno può aggiungerci qualcosa, ma si tratta di raccoglierlo e di comunicarlo a tutti. Tale è la cooperazione di Maria, della Chiesa, di Teresa, di ciascuno di noi. Secondo Teresa, è Maria stessa che insegna alla Chiesa una tale sicura speranza materna per la salvezza del figlio più disperato, con queste parole che Teresa attribuisce alla Madonna nella sua piccola opera La fuga in Egitto. Maria dice: «Abbiate fiducia nella misericordia infinita del buon Dio». È così grande da cancellare i più grandi crimini quando trova un cuore di madre che pone in essa tutta la sua fiducia. E il cuore di Maria, il cuore della Chiesa, il cuore di Teresa, e specialmente della donna nella Chiesa, in questa dimensione della maternità spirituale. La speranza della salvezza è anche
speranza della santità per sé e per tutti, in tutti gli stati di vita, come grande amore nelle piccole cose della vita quotidiana. È proprio la piccola via di fiducia e di amore come via di santità che Teresa insegna a tutta la Chiesa, anticipando l'insegnamento del Concilio sulla vocazione universale alla santità, ultimamente sviluppato da Papa Francesco nella Gaudete et Exultate. Teresa condivide con i piccoli e i peccatori la sua fiducia audace di diventare una grande santa. In questa vita non è mai troppo tardi per diventare santi. Un grande peccatore può ancora diventare un grande santo, anche all'ultimo momento, come il buon ladrone del Vangelo. E qui bisogna citare le ultime righe della storia di un'anima. Ripeto, piena di fiducia, l'umile preghiera del pubblicano, ma soprattutto imito il comportamento della Maddalena. La sua stupefacente o piuttosto amorosa audacia, che affascina il cuore di Gesù, seduce il mio. Sì, lo sento. Anche se avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono commettere, andrei, con il cuore spezzato dal pentimento, a gettarmi tra le braccia di Gesù, perché so quanto ami il figlio prodigo che ritorna a lui. Non perché il buon Dio, nella sua misericordia preveniente, ha preservato la mia anima dal peccato mortale, io mi innalzo a lui con la fiducia e l'amore. Punto finale della storia di un'anima. E nell'ultima frase di questo testo che ho letto, Teresa vuole dire che la sua totale fiducia non si appoggia per niente sulla coscienza della sua propria innocenza, cioè di non aver mai commesso un peccato mortale. E nella stessa luce, Teresa chiedeva a Madre Agnese di aggiungere alla storia di un'anima un racconto dei padri del deserto che l'aveva molto colpita, cioè una grande peccatrice che era diventata una grande santa in poche ore al punto di morire di amore. E adesso passiamo al punto di vista della fede, verità e oscurità della fede, il grande paradosso che Teresa manifesta. Il racconto della salvezza di Pranzini ci mostra come la speranza di Teresa si appoggia sulla fede in Gesù Salvatore, nella fecondità redentrice del suo sangue versato per noi sulla croce, aprendosi pienamente alla carità verso il prossimo in questa dimensione dell'amore materno. Gesù è via, verità e vita. Nell'amore e nella speranza, Teresa fa risplendere tutta la verità della nostra fede cristiana in un linguaggio semplice, chiaro e preciso, capace di toccare il cuore, di illuminare la mente. Così tutti i contenuti del nostro credo, cioè del simbolo di Nicea Costantinopoli, sono espressi nella storia di un'anima e perfettamente sintetizzati nell'unità del mistero di Cristo. E infatti lo stesso cristocentrismo trinitario del simbolo, che contempla Gesù come vero Dio e vero uomo al centro della Trinità, tra il Padre e lo Spirito Santo, nell'opera della creazione e della salvezza, nato dalla Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, sempre presente e operante nella sua Chiesa per mezzo del battesimo e degli altri sacramenti. La divinità unica che Gesù possiede eternamente con il Padre e lo Spirito Santo viene contemplata da Teresa attraverso l'attributo della misericordia, al punto che può affermare, alla fine del manoscritto A, a me egli ha dato la sua misericordia infinita, ed è attraverso essa che contemplo e adoro le altre perfezioni divine. Allora tutte mi appaiono raggianti d'amore. Perfino la giustizia, e forse più di ogni altra, mi sembra rivestita d'amore. Vedete, spontaneamente, Teresa ritrova la dottrina di San Paolo nella lettera ai Romani a proposito della giustizia di Dio
che non giudica l'uomo peccatore, ma lo giustifica gratuitamente per mezzo del sangue di Gesù. È la giustizia totalmente misericordiosa, perché in Dio giustizia e misericordia sono realmente la stessa cosa, cioè la sua natura o essenza, come tutti gli altri attributi divini. Teresa è per eccellenza il dottore della misericordia divina, seguita poi da altri santi e sante, come per esempio Santa Faustina Kowalska. La carmelitana che si chiama Teresa di Gesù Bambino del Santo Volto ha particolarmente contemplato e approfondito i due più grandi misteri di Gesù, che sono l'incarnazione e la redenzione, come misteri dell'amore misericordioso che si abbassa all'estremo nella piccolezza e povertà fino alla morte della croce. La meravigliosa cristologia di Teresa è perfettamente fedele all'insegnamento dei padri della Chiesa e dei primi concili ecumenici, dei santi dottori del Medioevo e in modo particolare di Giovanni della Croce e Teresa d'Avila, i suoi parenti del Carmelo. Ma si riconosce anche il forte cristocentrismo del cardinale de Bérulle, fondatore della scuola francese. Il Carmelo di Lisieux era un Carmelo beruliano. Come San Francesco, con il tema della povertà, e come San Tommaso, con il concetto di merito, Teresa mette in luce la comunione privilegiata tra la Chiesa pellegrinante e la vita terrena di Gesù, cioè tra il Christus Viator e l'Ecclesia Viatorum. Gesù, amato e contemplato da Teresa, è sempre la persona divina del Verbo incarnato, il Dio uomo, che non perde la sua divinità quando prende la nostra umanità. Così il piccolo e fragile bambino delle braccia di Maria è allo stesso tempo il creatore dell'universo, che già vede e vuole la sua passione redentrice per amore di noi, di ciascuno di noi che conosce e ama personalmente. Queste continue affermazioni di Teresa possono essere giustificate dal punto di vista teologico con la dottrina di San Tommaso circa la visione beatifica sempre presente nell'anima di Gesù a partire dal primo istante dell'incarnazione nel seno di Maria. Così egli poteva allo stesso tempo vedere il Padre, se stesso come figlio, e ogni essere umano amato personalmente come se fosse unico nel mondo. Sullo stesso piano della fede, uno dei grandi contributi di Teresa riguardò il mistero della Chiesa. Con la sua scoperta del cuore della Chiesa, a partire da una nuova e geniale interpretazione dei capitoli 12 e 13 della prima lettera di San Paolo ai Corinzi, nel suo secondo manoscritto autobiografico. L'Eucaristia come mistero di fede e di amore è al centro della vita di Teresa e del suo impegno per la santificazione dei sacerdoti. Secondo le sue parole, è entrata al Carmelo per salvare le anime e pregare per i sacerdoti. Poi, nella Pasqua del 1896, Teresa entra nella sua passione, passione del corpo con la malattia e soprattutto passione dell'anima, con la dolorosa prova della fede raccontata all'inizio del terzo manoscritto autobiografico. In unione con Maria nella passione di Gesù, la nostra santa vive una profonda kenosi della fede. Questa forte espressione usata da Giovanni Paolo II a proposito di Maria accanto alla croce di Gesù, nella Redemptoris Mater, certo non significa la perdita della fede, ma al contrario, la fede più provata e più eroica. Teresa non ha dei dubbi, ma delle fortissime tentazioni contro la fede nell'esistenza del cielo. E secondo le sue parole, Gesù stesso ha permesso che la sua anima fosse invasa dalle più fitte tenebre. E sono proprio le tenebre dell'ateismo moderno. Infatti la santa vive alla fine del XIX secolo, che è stato il secolo d'oro dell'ateismo filosofico e militante. Pensate Marx, Nietzsche e tutte le forme di materialismo. Teresa rinnova continuamente il suo atto di fede, scrivendo il credo con il suo sangue, pregando con la stessa piena fiducia per la salvezza di tutti gli atei del mondo moderno,
credendo e sperando il cielo per loro. Li chiama fratelli e accetta di rimanere seduta alla loro tavola come Gesù lo faceva con i peccatori. Insieme a Maria Santissima, Teresa è esempio di fede per tutto il popolo di Dio. Terminiamo con questo percorso con la carità. La carità come amore infinito nell'estrema piccolezza. Teresa ci mostra come la fede e la speranza sono inseparabili dall'amore di carità, che è ancora più grande perché non passerà mai, dice San Paolo, mentre la fede e la speranza lasceranno il posto alla visione faccia a faccia e al pieno possesso di Dio. La carità è dunque l'amore assoluto, lo stesso in cielo e in terra, già pienamente dato dallo Spirito Santo in questa vita. È un amore perfettamente reciproco tra lo sposo divino e la sua creatura umana. L'amore di Gesù anima e riempie tutta la vita di Teresa. Per lei, vivere è vivere d'amore, come lo canta in una delle sue più belle poesie. L'atto d'amore, Gesù ti amo, è come il suo continuo respiro, come il battito del suo cuore. E non è un semplice sentimento umano, è proprio l'amore divino che lo Spirito Santo riversa nei nostri cuori per farci entrare in tutta la comunione della Trinità. Secondo le parole di Teresa, «Ah, tu lo sai, divin Gesù, ti amo, lo spirito d'amore mi incendia del suo fuoco, amandoti attirò il Padre». In mezzo alle più grandi sofferenze del corpo e dell'anima, la Santa scriva una delle sue ultime poesie, intitolata «La mia gioia». Ne dà il segreto nell'ultimo verso, affermando «Gesù, la mia gioia è amare te». In una lettera dello stesso periodo, rivela il senso di tutta la sua vita e della sua missione in cielo come in terra, con queste parole «Amare Gesù e farlo amare». Le ultime pagine della storia di un'anima, alla fine del terzo manoscritto autobiografico, esprimono lo stesso dinamismo missionario dell'amore, quando Teresa commenta le parole rivolte dalla sposa allo sposo nel Cantico dei Cantici, «Attirami, noi correremo». Teresa chiede a Gesù di attirarla nel fuoco del suo amore, fino a renderla incandescente, e questo per attirare a lui tutte le anime che si avvicineranno a lei. È il vero modo di evangelizzare per attrazione. Papa Francesco insiste molto, non per proselitismo, ma per attrazione. È l'infinita bellezza dell'amore di Gesù che risplende in Teresa. La sua testimonianza così forte e attraente è la fascinante bellezza di una donna pienamente realizzata nell'amore. In tutte le dimensioni più profonde della sua femminilità, come dottore donna, lo fa capire con un simbolo musicale, paragonando il suo cuore ad una lira, dicendo a Gesù in una delle sue poesie, «Tu fai vibrare le corde della tua lira, e questa lira, o Gesù, è il mio cuore». Si tratta di uno strumento di musica a quattro corde, come il violino. Teresa è per eccellenza la teologa dell'anima e del cuore, come Caterina da Siena lo è del corpo e del sangue. In Cristo Gesù tutte le fondamentali relazioni umane della famiglia sono inserite nelle relazioni divine della Trinità. Il figlio eterno del Padre è diventato veramente nostro fratello, figlio di Maria e sposo della Chiesa. Sono tutte relazioni di amore. Ogni donna ha un cuore di sposa e di madre, di figlia e di sorella, come ogni uomo ha un cuore di sposo e di padre, di figlio e di fratello. Queste sono le quattro corde del cuore umano. La santità alla quale tutti sono chiamati consiste ad amare con tutto il cuore Dio e l'uomo in Cristo Gesù, facendo vibrare in modo pieno e giusto tutte le quattro corde, sia nel matrimonio, sia nel celibato e la verginità. Non sono mai distrutte, ma sono disaccordate a causa del peccato e delle ferite della vita. Queste quattro corde vengono riaccordate dallo Spirito Santo mediante le purificazioni dei sensi dello Spirito
descritte da San Giovanni la Croce e approfondite dal Beato Maria Eugenio di Gesù Bambino. In Teresa di Lisieux, come nei due altri dottori carmelitani, Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, la corda sponsale si trova al primo posto, con il grande simbolo biblico del matrimonio spirituale tra Dio e l'umanità in Cristo Gesù. È l'amore virginale che trasfigura l'eros come amore innamorato e appassionato, secondo Dionigi Areopagita, e un amore esclusivo, geloso, unitivo ed estatico. Pienamente donna, Teresa è sposa di Gesù e madre delle anime, figlia del padre di Maria, sorella di tutti, i più vicini e i più lontani, le sorelle e i missionari e perfino gli atei del mondo moderno, diventando veramente, come Carlo Di Foucault, che sarà canonizzato domenica, il fratello universale, Teresa, sorella universale. Questa piena scoperta dell'amore fraterno alla fine della sua vita viene lungamente raccontata nel terzo e ultimo manoscritto autobiografico. L'infanzia spirituale è l'espressione più tipica della corda filiale del cuore di Teresa, come figlia, bambina, enfant, piena di fiducia. Ma non dobbiamo mai dimenticare le tre altre corde per correggere una presentazione infantile della santa, purtroppo abbastanza diffusa. Nella storia di un'anima, il più grande testo sull'amore è il secondo manoscritto autobiografico. Con la lettura orante dell'inno alla carità di San Paolo nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. Prolungando la simbolica delle diverse membra del corpo nel capitolo 12, Teresa scopre nella carità il cuore della Chiesa. Cito le sue parole. La carità mi diede la chiave della mia vocazione. Capii che se la Chiesa aveva un corpo composto da diverse membra, il più necessario, il più nobile di tutti, non le mancava. Capii che la Chiesa aveva un cuore e che questo cuore era bruciante d'amore. Capii che solo l'amore faceva agire le membra della Chiesa, che se l'amore si spegnesse, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il sangue. Capii che l'amore racchiudeva tutte le vocazioni, che l'amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi, insomma, che è eterno. Allora ho esclamato, «Oh Gesù, mio amore, la mia vocazione l'ho trovata finalmente, la mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto, oh mio Dio, sei tu che me l'hai dato». Nel cuore della Chiesa, mia madre, sarò l'amore, così sarò tutto. Attraverso la sua esperienza personale, Teresa mette in luce, vedete, la vocazione universale alla santità come vocazione alla pienezza dell'amore, alla perfezione della carità. È la grande vocazione che anima e dà senso a tutte le vocazioni particolari. È l'amore divino come totalità e infinito già dato in questa vita nel cuore della Chiesa pellegrinante dove la Chiesa è veramente santa. Teresa sa che questa grande sua scoperta è per tutte le anime più piccole, per condurle alla cima della montagna dell'amore, secondo la simbolica di San Giovanni della Croce. E il grande paradosso dell'amore infinito, accolto e vissuto, nella più estrema piccolezza della creatura, in modo perfetto nella Vergine Maria, la più grande nel Regno dei Cieli, perché è stata la più piccola. Così Teresa contempla Maria attraverso il Vangelo nella sua ultima poesia intitolata «Perché ti amo, o Maria». In questa luce dell'amore, la storia di un'anima si conclude con l'atto d'offerta all'amore misericordioso, pronunciato da Teresa il 9 giugno 1895, nella festa della Santissima Trinità, subito condiviso con le sorelle e poi con tutti i battezzati. È la più perfetta espressione del cristocentrismo trinitario di Teresa. In risposta all'amore del Padre che ci ha dato suo figlio e lo spirito del suo figlio, la Santa offre se stessa al Padre per mezzo del figlio nello Spirito Santo, attraverso il volto e il cuore umano del Figlio nel fuoco dello Spirito Santo,
come vittima di olocausto. Teresa abbandona, cioè affida totalmente la sua offerta a Maria, esprimendo i suoi più grandi desideri, salvare le anime che sono sulla terra, cioè tutte le anime, e diventare personalmente santa. Si trova anche un esplicito riferimento alla comunione eucaristica centrale nella vita di Teresa, con la domanda di custodire continuamente in sé stessa la presenza di Gesù come nel tabernacolo. Il simbolo biblico della vittima dell'olocausto esprime il dono totale di sé, olos, nella prospettiva del sacerdozio battesimale. Da Maria, Teresa ha imparato questa definizione del vero amore: amare e dare tutto e dare se stesso. Con Maria e come Maria, bisogna darsi interamente al fuoco dello Spirito Santo per aprire il proprio cuore all'abbondanza dell'acqua viva dello stesso Spirito nella vita mistica, anche senza nessun fenomeno mistico. Teresa lo dice chiaramente nell'atto d'offerta. Cito le sue parole: per vivere in un atto di perfetto amore, mi offro come vittima d'olocausto al tuo amore misericordioso, supplicandoti di consumarmi senza posa, lasciando traboccare nella mia anima le onde d'infinita tenerezza che sono racchiuse in te, così che io diventi martire del tuo amore, o mio Dio. L'offerta all'amore misericordioso di Teresa è simile alla consacrazione a Gesù per Maria, insegnata da San Luigi Maria Grignon de Montfort nel suo Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, con lo stesso riferimento ai sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. È lo stesso totus tuus di San Giovanni Paolo II. Infine, nella sua ultima lettera, che è come il suo testamento spirituale, Teresa ci invita alla contemplazione e all'amore di Gesù nell'Eucaristia. È un'immagine dipinta da lei per un futuro sacerdote missionario, il seminarista Maurice Bellière, suo primo fratello spirituale. L'immagine rappresenta Gesù bambino nell'ostia consacrata, nelle mani del sacerdote, con queste semplici parole: non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo. Lo amo perché è soltanto amore e misericordia. È l'ultima, più breve e più bella sintesi della scienza amoris di Teresa. Per lei l'Eucaristia è il sacramento della piccolezza di Dio, che nel suo amore misericordioso si è abbassato nei misteri dell'incarnazione e della passione, facendosi piccolo all'estremo nell'Eucaristia, per suscitare la nostra risposta di fiducia e di amore. Grazie Padre François Marie per la tua bella e ricca riflessione. E adesso ascoltiamo la risposta, la reazione di professoressa De Masier. Carissimo padre, la sua lezione ci fa ricordare come la storia di un'anima, autobiografia di una piccola borghese di provincia, come lei dice, è fondamentale per pensare l'atto teologico oggi. La proclamazione del suo dottorato della Chiesa non ha fatto che consacrare la rinnovata consapevolezza della centralità nell'atto teologico della ricerca della santità, nella sua forma la più ordinaria, umile e così eroica come espressa nella piccola via. Illustra pienamente quello che lei scriveva all'inizio della sua tesi di dottorato di teologia, non ancora della Chiesa. La teologia dei santi non è nient'altro che la teologia della Chiesa, questa conoscenza di Dio per Gesù che è sempre comunicata alla Chiesa nello Spirito Santo. Ricerca della santità
e amore della Chiesa abbracciandosi. Per iniziare la discussione vorrei accennare tre punti che mi hanno particolarmente colpita nella sua lezione. Esaminerei la teologia della piccola Teresa secondo tre chiavi. Santa Teresa come dottore della speranza, come dottore della chiamata universale alla santità e come ispiratrice della vocazione del teologo. Padre, se lei ha messo in rilievo la pericoresi delle virtù teologiche, lei ha anche sottolineato molto giustamente che il contributo più evidente ed originale di Teresa riguarda la speranza. In questo senso, se la piccola Teresa è per eccellenza il dottore della misericordia divina, lei potrebbe anche essere considerata come il dottore della piccola sorella Speranza, secondo le parole dello scrittore francese che lei, padre, affeziona molto, Charles Péguy. La piccola via, infatti, è la piccola via della speranza nella misericordia divina, che può tutto, che consente appunto a sorpassare la kenosi della fede, proprio testimoniando nella fede con amore della misericordia infinita di Dio. Questa piccola via, nella sua umiltà e la sua discrezione, appare proprio in questo tempo di tribolazione e di incertezza, come la via sicura per il cammino di santità di ciascuno di noi e della Chiesa intera. Siamo tutti chiamati alla speranza malgrado i nuovi pericoli che il nostro mondo sta affrontando. La Chiesa è chiamata ad essere sempre di più segno, proprio nella sua povertà e le emulazioni, della piccola speranza. Magari abbiamo appunto bisogno di rammentare al seguito di Teresa di Lisieux che la Chiesa ha un cuore, che è un cuore bruciante di amore e che questo cuore non irraggia di una vana gloria mondana, ma di quella gloria celeste che gli è già stata data in cappara, in speranza. Come lo esprime bene la Lumen Gentium nel numero 48, la Chiesa alla quale tutti siamo chiamati in Cristo Gesù e nella quale per mezzo della grazia di Dio acquistiamo la santità, non avrà il suo compimento se non nella gloria celeste, quando verrà il tempo in cui tutte le cose saranno rinnovate. Proseguendo, vorrei puntare sul fatto che la speranza cristiana si radica giustamente nella chiamata di tutti alla santità. La Lumen Gentium in questo brano lo accenna. La sintesi teologica della storia di un'anima può così essere considerata come l'anticipazione teologica la più significativa dell'affermazione conciliare della chiamata universale alla santità, tanto per l'accuratezza della sua argomentazione mistica, simbolica e narrativa, quanto per l'impatto della sua riflessione sull'insieme dei fedeli. In un certo modo, grazie alla divulgazione dell'opera della Carmelitana francese, si è creato un consensus fidelium su questo argomento. Fondamentale per questo è la nuova consapevolezza di Santa Teresa che l'amore rinchiudeva tutte le vocazioni. Nuova consapevolezza che lei lega molto significativamente alla scoperta del cuore della Chiesa, accennata prima. Si capisce quindi, come lei lo ha sottolineato padre, che la santità alla quale tutti sono chiamati consiste ad amare con tutto il cuore Dio e l'uomo in Cristo Gesù. La chiamata alla santità è chiamata alla diversità, all'appropriarsi la sua propria piccola via, vissuta in comunione con la Chiesa intera. Infatti, la Santa di Lisieux fonda proprio la sua scoperta di questa chiamata di tutti all'amore su una presa di coscienza che tutti non possono essere apostoli, profeti, dottori, eccetera, che la Chiesa è composta di diversi membri e che l'occhio non saprebbe essere allo stesso momento la mano. La chiamata universale all'amore, della quale la piccola Teresa testimonia in modo eccellente, non è una chiamata ad un'universalità monotosa e noiosa, ma ad una diversità di espressioni dello stesso amore nella varietà delle vocazioni, ben rappresentata dal Beato Frangelico
nel quadro famoso che lei, padre, pregia molto, del Girotondo dei Santi. Questo quadro è come un'icona di questa comunione dei santi che vivremo pienamente nel cielo e che possiamo già sperimentare in una maniera certamente imperfetta, ma già tanto luminosa nelle nostre amicizie. La bella assemblea che formiamo oggi lo manifesta in modo, si potrebbe dire, profetico. In questo senso, l'amicizia che legava Santa Teresa al sacerdote Maurice Bellière, suo primo fratello spirituale, come lei, padre, lo presenta, mi sembra esemplare di questo dono spirituale dell'amicizia nella diversa della vocazione. Lo spirito è presente alle nostre amicizie, che sono segno sacramento della presenza di Dio amore nel cuore del nostro mondo, agitato e inquieto. Infine, in questo girotondo di vocazioni, si distingue la vocazione del teologo, come esperto della scienza amoris. Così si potrebbe immaginare Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa, stringendo la mano ai suoi cari colleghi, Ireneo e Tommaso d'Aquino, che lei, padre, ha anche tanto studiato. Ci ricorda che la vocazione del teologo è risposta alla chiamata che Dio ci fa alla santità, che il lavoro teologico è cammino nella santità e ricerca dell'amato, che anche le vocazioni teologiche sono varie e che proprio grazie a questa diversità si può approdare la ricchezza del mistero, della larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Così la teologia mistica, simbolica e narrativa della piccola Teresa si può coniugare armonicamente con la teologia speculativa per rendere ragione della fede nell'amore. In questo senso, la teologia della Carmelitana mi pare molto attuale, nella sua perfetta corrispondenza tra la verità oggettiva del mistero di Gesù Verbo incarnato e Redentore e l'interiorità soggettiva della Santa, come lei lo dice, padre. In un modo molto soggettivo, Santa Teresa coglie nella sua meravigliosa singolarità la nuova attenzione moderna per l'interiorità soggettiva, aprendola all'infinito del mistero di Gesù che solo può colmare tutte le sue aspirazioni. Testimonierei qui che la nostra amicizia è nata proprio da una preoccupazione per l'interiorità soggettiva, nella sua dimensione innanzitutto psichica, quando preparavo la mia tesi di dottorato di storia su inconveni di psicologia religiosa organizzati dai carmelitani di Avon in Francia. E con la mia svolta teologica si è sempre di più radicata nella contemplazione appunto della verità oggettiva del mistero di Gesù, mistero di amore che si diffonde nelle nostre amicizie. L'interiorità soggettiva, che è quindi una marca del nostro tempo, richiede per essere autenticamente vissuta di confrontarsi alla verità oggettiva del mistero di Gesù, che è mistero di amore infinito, di gratuità. E questo è opera di teologia.